Nel 2015 ho realizzato una scultura monumento dedicata a Pierpaolo Pasolini, un grande poeta, artista, cineasta che ha fatto della sua vita un capolavoro. L'ho voluto ritrarre a livello monumentale, incorniciato tra la città di Matera, messa nella parte frontale, e la città di Shanà, messa nella parte posteriore. Perché entrambe queste due città devono la loro fama e la loro attuale contemporaneità grazie all'intervento di Pasolini. Shanà era una città che è arrivata integra dal Medioevo fino ai giorni nostri, suoi, quando era vivo, che stavano distruggendo, cominciando la demolizione delle mura. Lui con Rossellini fece un documentario che salvò dalla distruzione questa città. E Matera, che era già stata messa in disarmo, avevano già allontanato quasi metà della popolazione, quando lui la vide scoprì che era lo scenario magnifico per il Vangelo, per il film Il Vangelo secondo Matteo, che lui realizzò e che ebbe giustamente un successo internazionale. E la città ne ebbe da lì una rinascita incredibile, considerando che è la terza città più antica del mondo, Matera. Io l'ho ricreata a livello di fantasia, ma ho voluto fare questo piccolo scorcio da delle fotografie che poi quando andai a visitare la città di Matera riscoprii con una grande emozione, perché qui c'è adesso un bed and breakfast e trovare dal vivo è stata un'esperienza molto bella. Ho voluto fare una struttura fatta a mattoni per dire quanto monumentale sia stata ed è la sua opera artistica di grande poeta e cineasta. Questo è il mio modesto contributo artistico che io ho voluto spendere a favore di un grande poeta. Montelli Francesco, fiero e onorato per aver fatto una scultura dedicata a un essere umano degno di questo nome. Buonasera e buona vita a tutti.